Thomas and Friends, consegna scivolosa. Il pagliaccio Mr. Bubbles e il suo incredibile spettacolo di bolle di sapone sono arrivati in città. Tutte le locomotive sbuffano con entusiasmo, tutte tranne Thomas. Il trenino, infatti, è molto triste perché ha rotto il suo bel fumaiolo. E così, mentre il suo fumaiolo è in riparazione, Thomas ne deve mettere uno di scorta, che però è rosso, grosso e molto buffo. A Thomas proprio non piace, si vergogna a indossarlo. Ma non è il momento di fare storie. Sir Tomfam, il controllore, ha un importante incarico per il trenino. Thomas deve portare alla stazione di Knafford la speciale miscela per bolle di sapone per lo spettacolo di Mr. Bubbles. Fai attenzione, Thomas, lo avverte il controllore. Non devi rovesciare nemmeno una goccia. Sir Tomfam sale sulla sua automobile insieme a Mr. Bubbles. I due aspetteranno Thomas con il carico alla stazione di Knafford. Anche Thomas si mette in marcia e sbuffa con forza. Quel fumaiolo rosso e grosso lo mette di cattivo umore. Poco più avanti, Thomas rallenta la corsa di fronte a un incrocio, dove incontra Gordon. Che buffo fumaiolo, gli dice Gordon ridendo. Thomas allora sbuffa seccato e corre via, ma si scorda del prezioso carico che sta trasportando. Così, sballottata a destra e a sinistra, la miscela di Mr. Bubbles si rovescia lungo la strada, proprio davanti alla macchina di Sir Tomfam. L'automobile slitta di qua e di là sul liquido scivoloso e finisce dritta dritta in un fossato. «Calmati, Thomas!» grida il controllore, ma il trenino non lo sente. Poco dopo Thomas arriva davanti a un ponte, dove incontra Henry. «Che buffo fumaiolo!» gli dice Henry divertito. Thomas, di tutta risposta, sbuffa rumoroso e riprende la sua corsa sfrenata. Così, sballottolata a destra e a sinistra, la miscela di Mr. Bubbles si rovescia lungo la strada, proprio davanti alla macchina di Sir Tomfam. L'automobile slitta di qua e di là sul liquido scivoloso e finisce dritta dritta in una pozza di fango. «La mia preziosissima miscela!» grida disperato Mr. Bubbles, ma anche questa volta Thomas non sente niente. Quando Thomas arriva alla stazione di Knafford, il controllore è davvero arrabbiato. Come farà Mr. Bubbles ora che non è rimasta nemmeno una goccia della sua miscela speciale? Thomas è molto dispiaciuto. Vado a prenderne dell'altra. Tornerò in tempo per lo spettacolo, promette il trenino. E così Thomas sfreccia a recuperare dell'altro liquido. Questa volta però non solo corre veloce, ma sta anche molto attento. Un attimo prima dell'inizio dello spettacolo, Thomas arriva sbuffando alla stazione di Knafford e con lui alla miscela. Urrà! Esclamano contenti i bambini, convinti che anche Thomas, per via del suo buffo fumaiolo rosso, faccia parte dello spettacolo. Mr. Bubbles ride di gusto e gonfia bolle giganti per la gioia di grandi e piccini. Anche Thomas è felice. Il suo nuovo fumaiolo, dopo tutto, non è poi così male. Fine.